racconto la rovescia per la Brexit. Il tempo stringe e Theresa May sta facendo di tutto per trovare un accordo con l'opposizione. Mercoledì si presenterà davanti ai 27 capi di Stato e di Governo per strappare una proroga almeno fino al 30 giugno. Questa domenica il negoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier, si è detto aperto alle modifiche sulle 26 pagine che regolano i rapporti futuri tra Regno Unito e Unione. Ma secondo alcuni, allungare i tempi della Brexit non conviene a nessuno. Quando si inizierà a discutere del futuro budget europeo, se restiamo ancora nell'Unione, sarà la nostra occasione per mettere un veto e mettere tutti in difficoltà. Spero che qualsiasi premier britannico non si lasci sfuggire quest'occasione. Secondo i laburisti, al momento non si è arrivati a nessun passo in avanti, mentre con un comunicato di sabato sera la May ha ammesso che senza l'opposizione il piano non passerà mai. Stiamo aspettando che il governo torni da noi per dire se sono pronti a muoversi dalla linea rossa. Come ho detto, abbiamo avuto dei lunghi colloqui e siamo scesi anche nei dettagli, ma finora non abbiamo visto nessuna apertura del governo per cambiare il suo piano. Se non si trova l'accordo e l'Unione Europea non concede una proroga, il 12 aprile scatta l'ora X, quella del hard Brexit, l'uscita senza accordo. Donald Tusk, il presidente del Consiglio Europeo, aveva addirittura proposto una proroga di un anno, ma la decisione spetta ai 27 paesi all'unanimità.